Dopo il Presidente del Consiglio sono intervenuti i rappresentanti di tutte le forze politiche. Discussione accesa sull'immigrazione, ma nell'aula del Senato arrivano anche gli echi del dibattito a Strasburgo sul premier ungherese Orban. Fabrizio Frullani. In aula il clima si scalda subito, non c'è bagarre, ma le parole sono pesanti. Grasso, l'EU accusa Conte sul caso Nave 18, dice ha permesso a Salvini di delegittimare lo Stato. Con Fratelli d'Italia ribadisce la richiesta di blocco navale a largo delle acque libiche. All'attacco Forza Italia, a livello internazionale questo governo non conta nulla, l'Europa vi ha voltato le spalle e Malta se n'è fregata, attacca Gasparri. Molto critico anche il PD, l'ex ministro della difesa Pinotti parla di una brutta pagina per l'Europa e per l'Italia, un grande paese, dice non si comporta così. Abbiamo preso in ostaggio dei migranti, abbiamo messo in grave difficoltà la Guardia Costiera per ottenere cosa? Nulla, l'Europa non ha ripreso neppure uno di quei migranti. Allora non prendiamo in giro gli italiani, non è vero che con questo governo l'Italia è meno sola, anzi l'Italia è sempre più isolata. Nella maggioranza il 5 Stelle Petrocelli parla di strumentalizzazioni politiche, poi la Lega, i sbarchi sono drasticamente diminuiti, dice Romeo, sequestro dei migranti, profughi affamati, ma che una bufala del politicamente corretto, non c'era nessuna emergenza, tant'è vero che appena sbarcati sono scappati. Il vero gesto umanitario è fermare gli sbarchi. Incoraggiare il loro esodo significa aumentare il numero di morti nel Mediterraneo e condannare la gran parte di quelli che arrivano a un futuro di fame, schiavitù e delinquenza. Intanto